In un momento di crisi del lavoro, l'aprire una nuova attività può diventare una soluzione. Ma qual è l'iter da seguire? E quali problemi da affrontare? A tutto questo risponde lo sportello Nuova Imprese della Camera di Commercio di Firenze. È un servizio di primo orientamento gratuito ad aspiranti imprenditori o ad imprese neocostituite. Sono informazioni relativamente all'iter burocratico che si deve seguire per poter aprire un'impresa, informazioni relative per esempio alla forma giuridica e quindi all'individuazione di una forma giuridica che possa essere più consona anche in relazione alle richieste, relativamente alla partita IVA, all'iscrizione nel registro delle imprese, ad eventuali autorizzazioni da richiedere ad altri enti e istituzioni, ad agevolazioni di tipo fiscale, ma anche ad incentivi che la Camera di Commercio o altri soggetti presenti sul territorio possano offrire a coloro che intendano aprire una nuova attività. A disposizione degli aspiranti imprenditori anche alcune categorie di professionisti. La Camera di Commercio ha stipulato delle convenzioni con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con i consulenti del lavoro, con le associazioni di categoria, con Polimoda, per tutte quelle tematiche che possano riguardare degli ambiti di tipo tecnico. Quindi in questo caso lo sportello si concorda con la persona che necessita di queste informazioni un appuntamento con l'Ordine dei Dottori Commercialisti o con gli altri soggetti con i quali abbiamo stipulato convenzione, fissa un appuntamento e quindi nel momento in cui l'aspirante imprenditore si presenta qui parlerà non soltanto con i colleghi dello sportello ma anche con i professionisti che saranno in grado di offrire loro un servizio più completo proprio per la natura delle informazioni che vengono richieste. L'utente si presenta direttamente allo sportello, i nostri colleghi valutano se c'è la possibilità di rispondere immediatamente alle richieste che vengono fornite o se è il caso invece, ripeto, proprio per ambiti di natura strettamente tecnica, di chiedere il supporto di alcuni professionisti. Complessivamente noi nel primo semestre abbiamo fornito informazioni a 802 persone che si sono recate allo sportello. La politica della Camera di Commercio è di far sì che effettivamente alcuni si avvicinino al mondo dell'impresa, che non sempre è conosciuto e che qualche volta forse spaventa anche un po'.